Oggi molto fantasiosamente andiamo a parlare, come avrete visto dal titolo, del machine learning, che è una grande parolona inflazionata che io praticamente quando navigo mi capita di vederla, se, cioè cerchi qualsiasi cosa e trovi, perché vabbè, io per l'università ogni tanto mi metto a cercare qualcosa. E trovi un algoritmo e ti dicono fai una macchina di apprendimento, una machine learning, un machine learner, insomma, chiamatelo come volete, un learning machine, ecco. E insomma, questa cosa, però il problema è che poi le soluzioni che a volte vengono proposte non hanno niente a che fare col machine learning, perché è un concetto ben preciso, seppur venga usato alla pari di IA, cioè intelligenza artificiale. Tutto IA, tutto è machine learning e quindi secondo me vale la pena di dare una definizione che quando uno dice machine learning c'è in testa quella cosa lì e quindi uno riesce un attimino a diciamo, a barcamenarsi tra le varie montagne di informazioni che ci sono in rete. Ma il machine learning fa parte dell'intelligenza artificiale o viceversa, o Diciamo, è allora, qualcosa di separato? dopo probabilmente lo capirai meglio quando alla fine della presentazione avrai ben chiaro un'idea secondo me dove si posiziona. Però in effetti il machine learning fa parte dell'intelligenza artificiale. La realtà è che l'intelligenza artificiale si è sviluppata a partire dal 50 con Marvin Minsky, che era all'MIT, e poi negli anni 80, siccome non c'era, cioè il problema principale è la potenza computazionale e quindi si è sviluppato tutto un altro tipo di algoritmi che quelli sono più sovente definiti a intelligenza artificiale. Però in realtà anche questa ha le caratteristiche dell'intelligenza artificiale. Poi è un nome, come io mi chiamo Riccardo e tu ti chiami Luigi. In realtà è un nome che gli si dà. Diciamo che si può considerarla benissimo sotto il cappello dell'intelligenza artificiale. Allora, innanzitutto partiamo con una premessona, che io non sono in nessuna maniera proprio zero un esperto di machine learning, quindi magari qualche domanda vi dico, non lo so se me la fate, e infatti sono uno studente perché l'ho vista nell'ambito della mia carriera universitaria e quindi ho deciso di spiegarvelo. E non ho mai implementato dei programmi di apprendimento che siano, diciamo, che siano stati usati in un ambito reale, ho solo visto degli esempi di implementazione e fatto qualcosa a livello accademico. E poi l'altra cosa è che mi sono basato su una presentazione che è stata fatta all'ESCALEN Summer Camp, come ha fatto Riccardo. Lì andavano tanto sul come si fanno le cose, cioè spiegavano nel dettaglio, andavano un po' troppo nel dettaglio prima di aver dato una panoramica generale. Quindi io che so di cosa si parla, mi sono trovato a sapere in effetti, cioè a capire quello che diceva. Secondo me una persona che non ha mai visto machine learning in maniera un attimino rigorosa non sapeva, diciamo, divincolarsi tra le varie cose che il relatore diceva. Quindi io parlerò più che altro del cosa, cioè di cosa tratta il machine learning. Innanzitutto, perché parlare di machine learning? Innanzitutto, diciamo che è una buzzword. Una buzzword sono quelle parole che vengono appunto inflazionatissime, che vengono usate da dovunque, che però non significano molto. Ho messo questo sito che è Gartner, che praticamente identifica, cioè è un sito che fa tipo i top 10, eccetera, fa un po' di statistica e se andiamo a vedere questo sito, possiamo vedere che tipo quello che ho detto, how artificial intelligence, machine learning e sono già tra i top 10, AI Foundation, Intelligent Apps, Intelligent Things, tutte cose, veicoli autonomi, tutte cose che possono essere risolte anche col machine learning, quindi diciamo che è abbastanza inflazionata come cosa, cioè è una cosa che c'è da sapere. Ecco. Poi un secondo motivo, che secondo me è anche più interessante, è quanto guadagna un machine learning engineer, insomma, una persona esperta di machine learning che lavora nel campo. Qua sono andato su Glassdoor, che è appunto un sito che si occupa di fare queste comparazioni.
E dopo aver tolto questi simpatici pop-up, ok, possiamo vedere che una media si aggira intorno ai 120.000 dollari l'anno, ok? E neanche tanto, però Questi se tempi non è male. consideriamo che in Italia un programmatore, o meglio in Europa un programmatore classico, comunque senior, fa 50.000 dollari l'anno, 50.000 euro, insomma. Ecco, diciamo che è più del doppio, quindi Anche in Italia. in Italia sì, le medie si aggirano per i senior intorno ai 50.000. 50.000, io parlo di RAL, quindi lordi. E ho provato io poi a guardarmela, in realtà per dire azienda piccola, perché in Italia ci sono tante aziende piccole, e ovviamente c'è gli anni di esperienza. Insomma, considerato che dopo un anno io riesco a guadagnare questa cifra, poi non è detto, qua fanno medie, quindi magari, però già stando su una cifra che si aggira intorno ai 90, anche se è 70, insomma, io non ci sputerei sopra, da studente. Come primo stipendio può andare Ecco, sì, esatto. E poi, ovviamente, il motivo che almeno a me ha spinto a imparare di più del machine learning è che ci possono fare tante cose fighe. E adesso vediamo un articolo che è di sempre una roba, questo invece è una roba generalista che parla sempre di cose ipergeneralistiche, e cioè informatica verso tutti gli aspetti, e ovviamente hanno detto 10 compagnie che usano il machine learning in modo figo. E vedremo. Se lo scorrimento mi dà una mano, ok. Ad esempio, questo Image Curation at Scale. Curation è praticamente riesce a dire cosa c'è dentro in quell'immagine. Io non so se ci avete fatto caso, qualcuno di voi ha Facebook, se avete fatto caso, quando voi non avete abbastanza connessione per visualizzare l'immagine, lui in realtà dentro l'immagine, soprattutto per i, diciamo, i non vedenti, carica una descrizione di quello che c'è nell'immagine. Quella roba lì è fatta tutta con, almeno suppongo, nessuno lo sa, però il modo più, diciamo, intelligente e soprattutto, performante, cioè che funziona davvero, di fare questa cosa è usare il machine learning. Image curation, ovviamente, content discovery, ossia recommendation system, cioè nel senso che io tu, a te piace una cosa, ti raccomando un'altra. Facebook, che fa anche la notizia che fa dialogare i chatbot tra loro, li fa imparare a vicenda. Insomma, sono cose che ti stuzzicano un po'. Ad esempio, come Twitter fa le timeline curate, cioè nel senso che in realtà non ti fa vedere la pura cronologia dei tweet che ha fatto la gente. Facebook, Instagram, potete metterci quello che volete, ma in realtà le devia come vuole lui. E come fa? Impara sulla base di quello che tu piace, tu vedi, sulla base di quello che anche solo... Profilazione. Esatto, è una profilazione. Però impara dalla profilazione in tempo reale. E vabbè, Google lo sappiamo che usa un sacco di machine learning, questo è fatto una roba figa, tipo le macchine che sognano, perché in realtà produce queste immagini molto... molto fighe, mettendo assieme altre immagini, potete vedere, ma il proiettore rende zero, se lo vedete da un monitor normale vedete che questa immagine è tutta chiara e è proprio piena di luce, sembra veramente di stare in un quadro di Van Gogh, per capirci. Vabbè, insomma, comunque ci sono un sacco di robe fighe che si possono fare. Quando? Secondo voi dite, boh, machine learning, roba recentissima. Sì, è recentissima perché recentemente abbiamo avuto la miniaturizzazione di tutti gli elaboratori e quindi abbiamo avuto abbastanza potenza di calcolo per poter applicare in maniera efficiente il procedimento di apprendimento automatico, che, come vedremo, è molto oneroso. E diciamo, in un certo senso, è nato nel 59, quindi è un po' coetaneo con l'intelligenza artificiale. Comunque sono nati sempre negli anni 50, sempre all'MIT, e negli anni 50 lo facevano girare su sto scubulotto qua, ok, IBM 701, conosciuto anche come Bestione, e
questo tizio ha fatto un programma che serviva per giocare a scacchi, per imparare, cioè l'avversario imparava a giocare a scacchi, e ha fatto un programma che ha battuto lui stesso a giocare a scacchi, che comunque era molto bravo, e quello si chiama checker, infatti, che appunto sono gli scacchi. E ovviamente, vabbè, i mezzi adesso lo consentono, perché io col mio portatilino, con la mia scheda Nvidia, posso fare una macchina virtuale anche abbastanza efficiente, farci delle cose interessanti, magari a livello biologico, per calcolare dei geni, o che ne so, per fare diverse cose anche interessanti, commercializzabili, con un semplice portatile, per dire, con una scheda video attaccata, che magari quella sì, costa, però non costa come costava 10 anni fa, perché non mi serve una Tesla. Mi bastano 3 schede video, 3080 per dire, quando una Tesla in realtà ti costa anche 20.000 dollari, mentre 3080 te ne costano magari 5.000, per capirsi. Ambiti è perché l'informatica c'entra, ma fino a un certo punto, nel senso che in realtà è iniziata come roba statistica, perché poi vedremo che si basa tutto sulla raccolta di dati, quindi prettamente procedimento statistico. E ovviamente, come da buona prassi di ogni scienza prende il machine learning, lo ingloba nei suoi studi e gli dà un bel nome diverso, così che poi io, quando vado a cercare algoritmi di machine learning per fare una certa applicazione, devo ricordarmi che, per dire, in che ne so, in elaborazione dell'immagine si chiama algoritmo adattivo. Se io invece sto profilando un utente, lo chiamo statistica computazionale. Se invece io, che ne so, devo parlare con una persona che non sa un cavolo di informatica e un commerciale, il termine che va in voga adesso è analisi predittiva. Quindi, però, sotto sotto è sempre machine learning. Ok. E voi dite, io non vi ho ancora spiegato un cavolo del machine learning, cioè vi ho detto un sacco di roba, ma non vi ho detto cos'è il machine learning. E io, siccome a me piace tradurre le cose quando posso, lo chiamo apprendimento automatico, cioè, o meglio, in italiano la dicitura migliore è apprendimento automatico. E sappiamo che l'apprendimento è perché il computer, la macchina, poi computer e macchina è un po' intercambiabile in questo momento, in questa era, diciamo, si parla di programma. Quando è stato inventato il machine learning si parlava di macchina, perché proviene diretto dalla macchina di Turing, quindi dagli anni 20, 30 e giù di là, quando è nata l'informatica. E automatico ci fa pensare che noi non dobbiamo fare niente. Non è proprio vero, nel senso che in realtà noi dobbiamo metterci ben del nostro, ma in realtà la logica non la dobbiamo scrivere noi, o meglio, non tutta. E quindi si può dire che il machine learning fornisce ai computer l'abilità di apprendere senza essere stati esplicitamente programmati. Cioè, io non gli dico cosa fare alla macchina, gli do i dati in input, i dati in output, e quella capirà cosa fare. Ora, finalmente, vi do la definizione che ha dato Lee, che mi dimentico sempre il cognome, Lee Samuel, ok? Di machine learning. Quindi si dice che una macchina apprende dall'esperienza E, quindi fa un'esperienza con riferimento ad un compito T, quindi svolge un compito che io chiamo T, e questo compito viene, fate finta di cronometrarlo in un certo senso, quindi di vedere quanto è buono, cioè quanto bene svolge il compito la mia macchina. Ok, e lo valuto con P come se fosse un numero. Ok, poi la mia macchina, in realtà, grazie a questa esperienza E, riesce a svolgere lo stesso compito, quindi sempre T, ok, però grazie ad E lo migliora le performance con cui svolge questo compito, e quindi P diventa P grande, che è maggiore di P piccolo. Niente. Quindi abbiamo delle componenti in gioco: la macchina, che è sempre la stessa. Abbiamo le prestazioni con cui svolgo il compito T, che qua, come potete vedere con questa simpatica immagine in cui ho messo i bordi rossi su sfondo blu proprio per cavarvi le retine, e diciamo le performance aumentano, ok?
cioè, in realtà non l'ho tradotto performance, anche se si potrebbe dire, cioè, sarebbe meglio tradurlo, però, e dicevo che comunque quello che dovete immaginarvi quando avete in mente il machine learning è questo schema qua, molto semplice. Macchina, compito, qualsiasi esso sia, esperienza, come un'esperienza di un umano, e passo da più piccolo a più grande, quindi semplicemente aumento l'affidabilità, aumento le prestazioni con cui svolgo il mio compito, a prescindere dal compito. Avete capito qualcosa da questa definizione? Sì, Sì, davvero? dai. Sì? Ecco, io quando l'ho letto ho detto, nonostante avessi studiato, ho detto, eh? Perché non era molto chiaro cosa Un volesse po' dire. perché un po' dal principio dell'addestramento delle reti neurali. E le reti neurali fanno parte del machine learning. Poi lo vedremo cosa sono le reti neurali, perché anche quelli sono due termini che vengono spessissimo confusi, come tipo apprendimento della rete neurale, deep neural network, quindi ecco, roba che viene confusa e che uno dice tutto lo stesso rebelote, invece no, sono cose differenti. Quindi, vabbè, diciamo che c'è una macchina, come vi ho detto prima, è un programma. Quindi ho un compito che chiamo problema, ho un'esperienza. L'esperienza, la macchina come posso fare? Come posso dargliela? Sono i dati, perché fondamentalmente l'unico modo che ha la macchina di capire qualcosa è analizzare dei dati. Ok? E ovviamente svolge meglio il compito grazie a un insieme di questi tre. Cioè, svolge meglio il problema, il programma svolge meglio il problema grazie ai dati. Un esempio, così stiamo un attimo sul terra terra. Facciamo finta che per un giorno abbiamo un sacco di soldi e siamo diventati Zuckerberg. Vogliamo aiutare gli utenti il cui loro indice fa male, cioè l'indice degli utenti gli fa male, e quindi non possono taggarsi le foto da soli. Ok? Diciamo che questa è la facciata per cui lo fa Zuckerberg, cioè nel senso che lui vuole fare un meccanismo. Sapete cosa vuol dire taggare le foto, no? Perché magari, cioè, gli metto il nome sotto le facce della gente, no? In questo caso analizziamo, cioè mettiamo la situazione, il problema che abbiamo davanti nei termini che abbiamo detto prima. Quindi il programma è Facebook, o meglio, la parte di Facebook che si preoccupa di taggare le immagini. Il problema qual è? È dire, semplificando, se questa immagine contiene un volto o no. Cioè, nel senso, io devo dire, data un'immagine, sì, contiene un volto, no, è un'immagine di un gattino. D'accordo? Quindi la mia risposta sarà sì, no. Le esperienze cosa saranno? Saranno delle foto, ok, che i miei utenti mi hanno già taggato manualmente, nel senso che io lì dentro so già se c'è o non c'è un volto. Quindi lì sono già sicuro, sono degli esempi che io faccio vedere alla mia macchina, cioè gli dico guarda, in questa foto c'è un volto ed è lì, perché quando tagli dici, dai anche un rettangolo di dove sia questo volto. E lui ti dice ok, lo so. Poi gli dai un'altra immagine e dici guarda qua non ci sono tag, quindi significa che in questa immagine non ci sono volti. E la realtà è che Facebook ne ha una sbrangata, un mare di queste immagini già taggate, non taggate, eccetera, eccetera. E il vantaggio è che questo ovviamente farà fare tanta esperienza alla macchina e quindi migliorerà un sacco la qualità dell'output che io tirerò fuori, cioè quanto la mia learning machine riesce a dirmi sì veramente quando è veramente sì, cioè mi dice sì, c'è un volto e il volto c'è veramente, oppure no e il volto non c'è. Quindi io adesso ho un altro problema. Io vi ho parlato di performance, però non vi ho detto come le valuto queste performance, perché è un po' generica la definizione. Quindi, questo programma, cosa che ho fatto per dirmi le immagini, se mi vede l'immagine del nostro simpatico RMS qua, Richard M. Stallman, allora, se il mio algoritmo mi dice di sì, è un vero positivo perché lì dentro c'è veramente la faccia di una persona, d'accordo? Se mi dice di no, è un falso negativo. Perché? Perché mi ha detto di no, ma in realtà lì dentro c'è la faccia di una persona. Per il gattino funziona al contrario, cioè se mi dice di sì è un falso positivo, se mi dice di no è un vero negativo. Se invece mi dice GNU plus Linux, allora io mi fermo e ho finito la presentazione. Però, visto che andiamo avanti, ho messo anche i Gnuthius per così. Poi,
Adesso vengono le dolenti, no, no, scherzo, ho messo, giuro che è l'unica formula che ho messo in tutto il talk, solo per farvi capire giusto due cose, cioè che le performance di solito si valutano in base all'errore, cioè ossia a quanti falsi positivi e falsi negativi io commetto, perché giustamente se voi ci pensate, se il mio algoritmo quando è veramente sì, mi dice sempre sì, e quando è veramente no, mi dice sempre no, che cosa l'ho destro a fare? È già perfetto. Quindi io cosa valuto? Valuto le performance del mio algoritmo in base a quanti errori fa. Meno errori, più performance, molto semplicemente. Ci sono diverse formule di cui non starò a parlare, anche perché non mi ricordo assolutamente, cioè non so come mettervele in maniera semplice, ma c'è, diciamo. Me ne ho messe due perché sono quelle, diciamo, il Santa Santorum delle di uno che fa machine learning o statistica. La sensitività, la sensibilità, che è in italiano, che praticamente cosa mi valuta? Prende i veri positivi e i falsi negativi e mi valuta la quantità di veri positivi. Quindi mi prende tutti i casi in cui io dovrei dire di sì, perché se sono falsi negativi vuol dire che lì la faccia c'è. Se sono veri positivi, anche lì la faccia c'è. E mi prende tutte le volte in cui io dico sì. Quindi è la quantità di volte in cui io commetto un errore sui casi totali, fondamentalmente. Cioè la quantità di volte in cui azzecco sui casi totali. Ok? Mentre la precisione è l'esatto opposto, cioè prendo i veri positivi più i falsi positivi, cioè tutte le volte in cui la mia learning machine mi dice sì, e quante volte è veramente sì. Ok? E queste sono due misure in cui, se tu vai a leggere un paper che parla di machine learning, alla fine ti fanno vedere un grafico che ha da una parte la sensitivity e dall'altra la precision. E so che è un po' difficile da seguire senza vederlo, però non ve l'ho messo volutamente perché non è così facile da spiegare. Poi dopo, cioè, ci sono altri concetti. Diciamo che poi dopo esistono formule più evolute, tipo l'F1 score, che vi dà un indice, come dire, ok, vale 2. D'accordo? E voi sapete che un algoritmo che in quel problema fa 2, ok, è meglio di un algoritmo che in quel problema fa 1, ok? Poi non te ne frega niente in realtà, cioè alla fine tu non vai a cosa ti significa quel numero, però è un indice, vedete, io sono alto 1,70 m, questo algoritmo mi fa F1 score 2, ok? Quindi è buono. È buono perché? Perché non esiste un algoritmo che fa 3. Magari domani uno si inventa addestra una learning machine per 8.000 anni e quindi si inventa un algoritmo che fa 3 e al mio diventa obsoleto. Quindi, ricapitolando tutto, si può dire che ho preso una serie di coppie, quelle già taggate. Quindi immagine 1, sì, quindi c'è un volto, immagine 2, non c'è un volto, immagine 3 c'è un volto e così via. Queste gliele do già io, cioè io gli dico guarda qua c'è, qua non c'è, qua c'è, qua non c'è. Okay. La macchina cosa fa? Impara una mappatura. Mappatura cos'è? Studia quell'immagine e lascio volutamente diciamo generico quello studia perché si può fare in moltissimi modi. Studia quell'immagine e dice ok, questa immagine ha determinati particolari e questi particolari la rendono vera. Cioè, la rendono. So che se questa immagine ha questi particolari c'è dentro un volto. Ok, poi cosa succede? Io testo con quelle formule che vi ho fatto vedere prima quanto la mia macchina mi ha detto la verità, cioè nel senso ha detto che lì c'è un volto, c'è veramente, mi ha detto di sì, non c'è, mi ha detto di no. Ok, testo quanto è capace di fare questo. Poi cosa faccio? Risciacquo e ripeto, cioè questo processo viene fatto milioni di volte. Ok, e facendolo milioni di volte diventa computazionalmente oneroso, è per quello che serve un buon hardware, cioè nel senso delle macchine che siano capaci di stare dietro, però ho un vantaggio quando ho finito questo processo. Se io prendo un'immagine nuova, cioè che la mia macchina non ha mai visto, in realtà quando ha studiato queste immagini che aveva già, lui non ha appreso una semplice mappatura, cioè 1 sì, 2 no, 3 sì, 4 no, eccetera, eccetera. Lui ha appreso delle caratteristiche che in realtà possono essere valutate su qualsiasi immagine. Quindi lui, apprendendo queste caratteristiche, me le può valutare anche su un'immagine nuova, d'accordo?
E questa, su questa immagine nuova è capace di dirmi qualcosa. Mi sa dire vero o falso. Cioè, c'è c'è un volto o non c'è un volto. E questo è il machine learning, cioè non è né di più né di meno. Ossia, io guardo un sacco di esempi, capisco qualcosa da questi esempi, d'accordo? E quando ho capito qualcosa da questi esempi, gli do un esempio che non è mai stato visto e so dire qualcosa. Fine, apprendimento. Cioè, il bambino tocca il fuoco, si brucia, la volta dopo non tocca il fuoco perché? Perché ha fatto l'esperienza che il fuoco bruciava. Quindi ha detto fuoco no, ok, adesso se lo ricorda, fuoco no, quindi se vede va in un'altra casa di qualcun altro e vede un camino aperto, non ci mette il dito, perché sa già che il fuoco brucia. Si è cercato di far fare alla macchina la stessa cosa. Sì. Scusa un po', Google, Google, che ti fa inquadrare un documento, qualche cosa e poi ti indica, ti riconosce che cos'è. Lavora su questo principio, secondo te? Ha lavorato. Ah, siccome questo è un procedimento oneroso, cosa succede? Lì avvengono, diciamo, funzionano due classi di algoritmi diversi. Una è di object detection, quindi inizio a capire che c'è un monumento. Una volta che capisco che c'è un monumento, lo cerco all'interno dell'immagine e quello è object detection. Una volta che l'ho rilevato, lo ritaglio dalla mia immaginetta e lo confronto, lo butto dentro una macchina virtuale che si è già vista le foto di mille milioni di miliardi di monumenti e capisco quali sono quelli più simili e poi vado a cercare col motore di ricerca di Google che è notoriamente buono. Informazioni su quel monumento. Quindi in realtà lì sì, cioè io non, ora non lo so se Google poi sotto fa machine learning. Oddio, se dalle ultime fonti che ho saputo da gente che lavora a Google non tendono a volere algoritmi sicuri. Cioè non sono ancora, tranne per alcune cose che ovviamente gli danno un vantaggio tecnico non da poco. Cercano di avere degli algoritmi che gli danno un output sicuro, cioè che sono riproducibili e che non dipendono da fattori esterni. Perché? Perché questo? Lo vedremo, magari lo capirete meglio alla fine, perché il machine learning è una scienza, però alle volte diventa anche un po' è empirico, cioè prova, fai, vedi se funziona, aggiusta i parametrini, riprova, vedi se funziona. E il tuo scopo è quello di abbassare l'errore che abbiamo visto prima. Quindi, nella realtà dei fatti, se tu cambi anche solo un'immagine che gli dai in input a quell'algoritmo, l'algoritmo magari viene fuori totalmente diverso. Ad esempio, per farvi capire, ha fatto un esempio, quella persona che ha fatto il talk dell'esca ha fatto un esempio simpatico. Cioè, dovevano cercare di capire, tipo in autostrada, se questo veicolo era un camion o una macchina. Al casello avviene sempre, no? Questa cosa che si capisce se è un camion o una macchina per far pagare il pedaggio. Al posto di farlo fare a una persona che prende il bottoncino, hanno detto facciamolo fare a una fotocamera e un algoritmo di machine learning. Allora sono andate a fare le foto di un sacco di camion, un sacco di macchine. Hanno testato questo algoritmo e il laboratorio funzionava. Cioè, si mette davanti una foto di un camion, la rileva, una foto di una macchina, la rileva. Okay. Poi ci sono varie metodologie per fare il training, l'addestramento di una rete, ma vabbè, questa è un'altra cosa. E ora cosa succede? L'hanno messo su strada, cioè nel senso in produzione, e non funzionava più. Ora, non è che la macchina cioè, virtuale, la learning machine ti dice guarda io non funziono per questo motivo, la learning machine impara dei parametri che ci sono dentro, cioè si fa dei parametri, lei si costituisce dei parametri. Ora si sono accorti che sono andati tutte le foto delle macchine sono state scattate di mattina, le foto invece dei camion di sera, quindi le foto dei camion erano buie, scure, mentre le foto delle macchine erano chiare. La learning machine non ha imparato che quello è un camion e quello è una macchina, ma ha imparato ok, foto chiara, macchina, foto scura, camion. Quindi non è questi imparano quello che volete voi, bisogna stare attenti anche a che cosa gli si dà in input. Quindi è importantissima la prima di queste tre voci, cioè quello che si chiama training set, appunto, un insieme di addestramento. Poi un'altra cosa, per dire un altro esempio, se anche con le machine più semplici si vede che se tu prendi delle immagini, no? E vuoi che, perché si danno i positivi e i negativi. I positivi sono quelli che
in cui devi dire di sì, i negativi sono quelli che tu gli dici di no, cioè che non voglio che mi venga detto sì quando trovi un'immagine di questo tipo. Prova a mettere un pixel di tutta l'immagine blu, ok? Cioè blu si intende proprio 255, cioè 0, 00255, ok? Su tutte le immagini positive, la tua macchina sicuramente non impara che quelle lì sono le due immagini positive, impara che dove c'è quel pixel blu, cioè è quasi matematica la cosa, impara che dove c'è quel pixel blu, quella è un'immagine positiva. Perché? Perché sono stupidi, non hanno i preconcetti che abbiamo noi, quelle hanno solo i dati che noi gli abbiamo dato, fine. Okay? Quindi bisogna stare attenti anche a come le si impara. Infatti, poi vedremo, finisco qua e poi dopo riprendo. Allora, quindi in breve ho la macchina che prende l'input qualcosa e mi restituisce qualcos'altro. Quindi io gli do l'input e l'output desiderato. Ok? Come vedete sotto, e faccio girare la mia macchina e quella impara come darmi l'output desiderato. Come valuto la macchina? La valuto attraverso l'errore e la capacità di generalizzazione. L'errore l'abbiamo visto, sulla capacità di generalizzazione non ho ancora detto niente. Diciamo generalizzazione. Ora mi chiedo se ho fatto il passo più lungo della gamba, cioè come vi ho già detto, ho detto ho imparato veramente a dire se un'immagine è un volto oppure ho imparato bene come sono fatte le immagini che ho dato in ingresso alla mia macchina e quindi lui mi sa dire che se io gli do, che ne so, la foto di un tizio con i capelli grigi e gli occhiali, ogni riferimento è puramente casuale, mi dice che è un volto, cioè nel senso che oppure ad esempio che l'immagine 1 è sì e tutto ciò che non è immagine 1 è no. Cosa ne so di cosa ha imparato la mia macchina? E quindi io cosa vado a valutare? Vado a valutare le capacità di generalizzazione, cioè le capacità che ha la macchina di dirmi qualcosa su un'immagine che non ha mai visto, su delle robe che non ha mai visto, in maniera tale che così io valuto le performance su robe nuove. Non su cose vecchie, perché se no allora diventa facile, diventa veramente una mappatura, come tirare una linea, cioè vero, falso, ok? Infatti cosa si fa di solito? Io ho 500.000 immagini a disposizione, database, addestro la macchina con 300.000 e le restanti 200.000 le uso come test set, cioè ossia sono immagini che la mia macchina non ha mai visto, ma di cui io so già a priori il mapping, cioè so già se è vero o falso, a priori. E vedo cosa mi dice la macchina su quelle 200.000. Se ci azzecca, allora ho fatto una roba buona. Se non ci azzecca, allora vuol dire che ho fatto overfitting. Fit in inglese vuol dire adattarsi, ok? Overfitting significa sovradattamento al modello. Cioè, ossia, io non ho imparato a dire qualcosa, ma ho imparato bene come è fatto il mio input e l'ho come manipolarlo per avere il mio output. Quindi, no, nulla di fatto. Se si sforza troppo il procedimento di machine learning, cioè se gli fanno fare troppi cicli di imparaggio, ok, può darsi che arrivi a un overfitting. Okay. Siete ancora dietro? Sì, dai. No. Quindi, io imparo fondamentalmente sotto sotto imparo un mapping di una funzione matematica, cioè che 1 mi dà A, 2 mi dà B, 3 mi dà C, eccetera, eccetera. E però non è solo questo, perché imparare quello significa avere errore scarso, cioè avere un basso errore, perché se io gli dico 1 lui mi darà 99% delle volte A, il resto mi darà una lettera a caso, però 99% è un buon valore, quindi vuol dire che sono abbastanza preciso. Però so dire, la mia macchina è buona se mi sa dire qualcosa di giusto anche in quella funzione se io gli do in input meno 1. E meno 1 non gli ho detto cosa fa quella funzione quando gli do meno 1, ok? O 3,5, perché quella funzione mi associa 1 ad A, cioè 2AB e via così l'alfabeto, ma se gli do 3,5, quello che mi dovrà dire. La macchina non è un esempio che calza perfettamente, però ve l'ho fatto perché è un esempio semplice per farvi capire che la macchina dovrebbe sapermi dire anche qualcosa su 3,5. Probabilmente mi darà falso, mi darà, magari gli ho insegnato che un valore. Ci sarà un valore di default che non vale niente, che ne so, spazio, ok? Che se io gli do qualcosa che non mi va bene, lui mi dà lo spazio, ok? Quindi, come dice il titolo, machine learning, mapping e generalizzazione.
era per dire, per concludere quello che ho detto prima. Ora, l'esempio che abbiamo visto prima si chiama classificazione binaria, ossia ho detto se una roba è vera o falsa, ho due vie, o è le zuppa, o le minga suppa, o le pambagnà. Fine, ok, spero di averlo detto bene per i lombardi che ci sono. Quindi viene detto sì no, e ovviamente non è l'unica modalità di apprendimento, sappiatelo, perché poi adesso vi faccio una bella panoramica sulle modalità di apprendimento, e ci sono ancora un sacco di problemi aperti, nel senso che è un campo relativamente nuovo, cioè c'è stata tanta teorizzazione, tanta gente che ha detto un sacco di roba, però solo recentemente si è potuta testarla quella roba. Quindi magari c'è gente che va all'università e che fa delle cose, cioè io conosco un mio compagno tesista che ha fatto una roba che non esiste, cioè che nessuno ci ha mai pensato di farla, proprio perché è un campo ancora inesplorato, c'è cioè ancora un sacco da fare. Ok? E ora, se non so se la riconoscete, l'immagine che ho rubato spudoratamente, come ho scritto sotto, senza vergogna, dall'articolo che vi ho fatto vedere prima, non mi ricordo se era Gartner o un'altra cosa. Però è bellissima perché è questo che è in realtà questo Abdul Wahid che ha fatto una presentazione anche lui di introduzione sul machine learning, ha fatto un'immagine in cui mi dice i vari algoritmi che si possono classificare in due modi, o per tipi di output che mi danno, quindi vero o falso, oppure mi dicono che ne so 125, 243, oppure per cosa mi fanno, cioè nel senso, cioè per tipi di input, per capirsi. Beh, non vi sto qua a elencare i nomi perché vabbè, sappiate che non c'è solo quello che vi ho detto io perché è un problema piuttosto semplice, cioè semplice no, ma stupido se vogliamo, esistono dei problemi molto più complessi. Ad esempio, una cosa che mi viene in mente è weather forecasting, ossia la previsione del tempo. In effetti il tempo, cioè se io ho tantissimi esempi, magari che ha fatto 2 o 3 giorni di sole, uno di pioggia, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua potrebbero seriamente farmi avere delle predizioni migliori, delle previsioni migliori. Una cosa che è interessantissima in questo momento, vediamo se c'è dentro. Non è la crescita della popolazione che anche o la stima della life expectancy, quindi della stima della vita media, ma è la biotecnologia che non la vedo, cioè ossia dire se un certo gene causa una malattia. Ed è una roba su cui c'è un lavoro pazzesco, perché gli esperimenti per dire se un certo gene è causa di una malattia costano tantissimo. E il fatto che il mio algoritmo di machine learning è capace di operare su un sacco di dati provenienti dalla biologia e dirmi: guarda, questo qua è possibile che ti causi la malattia, ma questi 20 qua sicuramente non la causano, o comunque con un'altra probabilità non la causano. Io, se devo fare un esperimento e ho 100 milioni di dollari per fare questo esperimento e 20 milioni li risparmio, non è che fa proprio schifo, ok? E il machine learning costa poco, gli esperimenti costano tanto. Diciamo, tipi di algoritmi ci sono i supervisionati, poi ve l'ho messo qua giusto così, in cui do l'input e output desiderato, glieli do tutti e due, d'accordo? Quindi io so a priori che cosa voglio dalla macchina. Poi ci sono quelli non supervisionati che al contrario, io gli do l'input e dico, boh, fai tu, fondamentalmente. Fai tu, vedi tu cosa riesci a fare. La maggior parte degli algoritmi esistenti sono supervisionati perché il boh fai tu è un po' generico ed è generico anche dal punto di vista matematico, cioè nel senso che è difficile fare dei buoni algoritmi non supervisionati. E poi ci sono il rinforzo, in cui sono dei particolari tipi di algoritmi supervisionati in cui io appunto rinforzo l'obiettivo, cioè non gli do gli esempi, ma gli dico: guarda, hai raggiunto il tuo scopo, non hai raggiunto il tuo scopo. E tipicamente quelle con rinforzo sono: io gioco a scacchi, prendo i 5 migliori giocatori di scacchi migliori del mondo, ok? E li faccio giocare contro la mia macchina impara da loro e quindi diventa più brava finché non ha battuto tutti questi 5, e quello è il rinforzo. Ossia, l'insegnante che c'è scritto lì che mi dice è il fatto se io ho battuto o no la persona che ho davanti. Ah, e giusto per riaprire una parentesi di quello di prima, considerate che la riconoscibilità di un volto umano si aggira intorno al 95%, cioè io vedo una persona e so dire se quello è un volto al 95%, Facebook lo sa dire al 98%,
chiusa parentesi. E poi, come vi ho detto, ci sono i tipi di output, ossia classificazione, dico, guarda, tu stai in questa categoria, tu stai in questa, tu stai nel vero, tu stai nel falso, ok? Etichette, metto delle etichette ai dati. Regressione, stessa cosa ma l'etichetta è continua. Classico del tipo, io ho dei dati delle vendite di case e a seconda del mio storico delle vendite di case devo dire quanto vale questa casa, quindi gli faccio vedere un sacco di foto della mia casa e lui a seconda di quelle foto che vede e di quanto l'ho valutate le case precedenti mi deve restituire una cifra più o meno buona, cioè con una precisione più o meno alta di quanto vale quella casa lì, esempio a caso che ho costruito in questo momento nella mia testa. Clustering invece è una classificazione ma in cui non so le etichette, cioè ossia io dico tu stai qua, tu stai là, tu stai su, tu stai giù. Ma non ti dico cosa significano quelle etichette. Faccio vedere un sacco di foto di cani, ok? Lui mi classificherà, come si dice, mi separerà che ne so, i pincher dai dachshund, ok? O dai chihuahua, però non mi dice guarda quello è un chihuahua. Lui me li separa, poi sarà compito mio capire che cacchio ha fatto. Cioè, se mi ha detto tipo, ok, mi ha messo tutti i chihuahua assieme, tutti i bassotti assieme, eccetera, eccetera. Per farvi capire con un grafico, ok, me ne ho messi due, ok, cos'è la classificazione e cos'è la regressione? Perché detta come ve l'ho detta prima è un po' difficile. La classificazione separo. Questa è biotecnologia, vedete? Healthy, cioè malati, malattia e sani. Ok, mi separa i malati dai sani. Mi vede che il gene 2 fa questa cosa, insomma, mi sta valutando questi geni. Se mi portano ad essere malati e ad essere sani, quindi io traccio una linea di demarcazione tra i malati e i sani, li ho separati fondamentalmente. Mentre il gene 1 mi predice questo andamento, cioè è fatto così, quindi io cerco l'asse che meglio modella questo. Poi sono molto grezzi questi cosi, però in realtà fate conto che una learning machine vera mi farebbe una funzione di questo tipo, che mi predice l'andamento della funzione. Quindi io, se qua in alto che non ho il mio grafico, so dire che cosa vale la mia funzione. Quindi posso andare nel futuro a dire, ok, posso sapere questa cosa. Certo, in certi ambiti ha senso andare a predire nel futuro. In certi altri, pensate ad esempio, che ne so, se io domani mi spacco un piede, è difficile dire cioè, sostenere che questa roba dipende dal passato. Sì, magari dipende da quanto sbadato sono, però sono correlazioni un po' deboli. Se mi investo una macchina, come faccio a saperlo? Non lo posso sapere. È quasi caso. Adesso viene la parte più rilassante, più carina, in cui ci sono due applicazioni di machine learning. Ossia, c'è questa roba, ovviamente i gatti che non possono mai mancare nelle presentazioni, e ho trovato una roba di machine learning e gatti. Ossia, tu disegni qualcosa e lui, avendo visto un sacco di disegni di gatti, ti fa un gatto da quello che tu disegni. Questo è quello che ho fatto io, cioè mi sono messo lì col mausino, ho disegnato quello che nella mia, insomma, avrebbe voluto essere un Van Gogh, ma poi col mouse è diventato quella roba lì e niente, mi è venuto fuori questo output ed è un simpatico sito che tra l'altro ve l'ho lasciato qua ed è carino perché io, vedete, ad esempio lui ha disegnato, questa è un'immagine vera. L'immagine di controllo, cioè ha preso un'immagine vera, gli ha ricavati i bordi e dai bordi poi è andato a guardarsi l'immagine. Qua è perfetta, cioè nel senso che ovviamente ha usato un'immagine vera e lui lo mette per perfetto. Però se io adesso gli disegno tipo, che ne so, una schifezza a caso, ok. Niente, un arco, praticamente. Beh, lo sto disegnando col touchpad. Adesso lui si scaricherà tutto il suo modello, d'accordo? Perché ovviamente fa tutto client side, perché come vi ho detto è un po' oneroso, quindi si scarica tutto. E adesso vediamo. Ad esempio, un altro esempio che avevo visto qua era questo. Esattamente. Vabbè, qua magari lo lasciamo lavorare, intanto vi faccio vedere quello che c'è sotto. Questo è già più interessante, ossia io gli metto dei simpatici blocconi e lui mi realizza una facciata, ok?
Quindi io posiziono dei blocchi e lui riesce a ridermi una facciata credibile. A parte il top, che io potrei tranquillamente tagliare, cioè la parte superiore dell'immagine che potrei tranquillamente tagliare, quella sotto ha una, diciamo, se la vedo da lontano, direi anche che è credibile. Poi vabbè, magari se la vedi da vicino vedi le giunture delle piastrelle, ma. Oppure questa. Cioè, date una scan, anche questa è un'immagine di controllo, vedete che i bordi non sono perfetti, però anche qua non sto a scaricarmi il modello perché avrà finito di sopra. Vabbè, insomma, comunque disegna scarpe, qua disegna borse e poi no, basta, era finito. Ok, e come vedete questo è fatto con TensorFlow, che è una libreria che Google ci regala gratuitamente. Pseudo gratuitamente e niente, con questa libreria noi siamo in grado di fare macchine virtuali con dai, macchine learning machine veramente con poco sforzo. Poco sforzo si intende 10 righe di Python, perché la roba è sempre quella. Quello che conta tantissimo non è la programmazione, come vi ho detto, perché la macchina se la studia da solo, ma è le immagini. Perché voi pensate, quante immagini ci sono in rete? Un sacco. Quante immagini io ho i diritti per utilizzare in rete? Veramente poche. E quello è un grande problema. Ce l'ha fatta? Voilà. Questo dovrebbe essere un gatto. Vabbè, ha visto tante code. Magari se gli faccio qualche dettaglio in Che più. sia più macabro Sì, magari se gli faccio qualche dettaglio in più, forse viene un po' meglio, che ne so. Boh, adesso è scaricato il modello, dovrebbe. Sul mio PC andava un pochino più veloce. Ma adesso quello che sta facendo? No, ok, ci rinuncio. Vabbè, questo qua che ho fatto con un mouse, ok, era. Ok, questo qua che ho fatto con un mouse è un pochino, cioè assomiglia già di più a un gatto, ecco, perché ha già anche la forma di disegno ha più quella di un gatto. Questo fate conto che, ma adesso io non mi sono andato a guardare quanto, vediamo, non sono andato a guardarmi quante righe di codice fossero peak to peak, che è questa roba qui. Però secondo me, mo, se io vado veramente a vedere, non è tanto. Cioè, giusto per avere un'idea di cosa significa fare una learning machine. Allora, sarà tipo peak to peak. Qualche funzione. Boh, dai, 800 righe che non è tanto, ve l'assicuro. Cioè, 800 righe per un programma è veramente un'inezia. Infatti considerate che tipo un sistema operativo Linux ne ha tipo sull'ordine del miliardo, quindi sì, kernel ne ha sull'ordine del miliardo, se non mi ricordo male, poi magari dico una boiata. Vabbè, sta di fatto che comunque non è particolarmente difficile fare una machine, capire come funziona invece lo è. Poi andiamo a, secondo me, una roba, a me questa piace tantissimo, che a parte che io frequento Reddit, e su Reddit c'è un bot che è implementato da questo simpatico Richard Zhang, sempre, che colora le immagini in automatico. Ed è molto preciso a farlo, cioè abbastanza preciso a farlo, molto, mi sto spingendo un po' troppo in là, però produce dei risultati accettabili. Non ho messo l'originale, però come potete adesso ve la descrivo io. Allora, cosa ho fatto qua? Questo è quello che fa l'algoritmo, cioè ha preso un'immagine in bianco e nero, che l'ho presa direttamente, cioè non ho preso dall'originale, siccome questa è quella che c'è sul mio sito, ed è molto contrastata, nel senso che le ombre sono molto tirate su rispetto alle luci, quindi diciamo che potrebbe rompere le palle un pochino alla qualità dell'output, però ho voluto provarlo stesso. E allora, originariamente, cosa è successo? Che questa l'ho fatta durante il mio giorno di laurea e queste erano verdi, sono verdi. Questo qua è tipo giallo e questo qua era grigio. La camicia era bianca, il vestito nero, la cravatta aveva dei toni di azzurro e ovviamente la mia pelle era sul rosa carne. Oddio, non ha fatto il lavoro perfetto, però se ci pensiamo, quante immagini di tetti ha visto la mia learning machine? Poche, soprattutto di tetti in Ethernet, cioè o pseudo Ethernet, insomma, poche.
Quante pelli ha visto per capire che sono rosa? Magari tante, però magari non ne ha viste tante rosa, ne ha viste gialle, eccetera. Le piante ne avrà viste uno sfracello, quindi sa già che sono verdi, l'ha azzeccato. La cravatta magari non si vede, però in effetti l'ha capito che era azzurra. E la cosa bella è che questo, cioè questo è stato fatto tutto a, diciamo, dall'algoritmo. La cosa carina è che questo qua è disponibile online e ha colorato un sacco di foto e io ho visto dei lavori addirittura anche su Reddit, cioè di foto tipo della prima guerra mondiale, di cose del genere che sono state colorate e hanno fatto veramente dei buoni lavori, cioè delle cose che sembrano fatte a... siamo vicini ad avere magari a ricolorare i film in bianco e nero, per capirsi. Infatti ultimamente chi era... Colbei o qualcosa del... non mi ricordo chi sta facendo un documentario sul... no, quello che ha fatto l'Hobbit e regista, come si chiama, che non mi Peter viene Jackson. È Peter Jackson, ecco, sta facendo un documentario dove sta ricolorando dei filmati, sta, cioè rimettendo, sapete che i filmati della prima guerra mondiale erano le camere dell'epoca erano trainate a mano, quindi il frame rate era più o meno di 15 frame al secondo, noi ne abbiamo bisogno di 24, nel corso degli anni sono stati riprodotti sempre a 24, quindi è tutto velocizzato. Ah, lui li sta riportando col frame rate, lo sta mettendo, ovviamente quello purtroppo si deve fare frame per frame, però nel frattempo sta anche ricolorando e ha detto che nei processi di ricolorazione di determinate immagini usa anche per farsi dare una mano, almeno nel riconoscere i colori, perché se voi ci pensate, i colori della guerra, cioè alla fine vedi tante persone, tante cose che vedi, paesaggi eccetera, quindi magari per avere un'idea sui colori da mettere, poi le ricolori a mano perché non fa un grande lavoro nell'atto di ricolorare, ma nel riconoscere il colore dà una grande mano, piuttosto che doverlo fare io, dovermene inventare, ok? Boh, io provo un sample che mi dà qua un esempio. Questa è colorata, cioè, voglio dire, non ha fatto un brutto lavoro. Se voi non sapete che è stata ricolorata, la potreste anche scambiare per un'immagine vera. Questo non so perché, non funziona granché bene, però. Vedete che, dai, non ha fatto un lavoro malvagio. Sì, poi è un po' sfumato, però magari ha riconosciuto il giallo. Se io dovessi ricolorarla con Photoshop... so già che quello è giallo, questo qua è blu e le ruote sono venute un po' di schifo, però vabbè, ok. E niente, vediamo. Ok, e niente, adesso parliamo di quello che mi ha detto prima Giuseppe, ossia delle reti neurali. Partiamo dal neurone. Neurone, come quelli che ci rimangono, cosa fanno? Prendono un input, diciamo, e se questo input supera una soglia, mi danno un output. Il neurone funziona più o meno così. Allora, dei tizi cosa hanno detto? Ciao, visto che abbiamo la possibilità, facciamolo per via informatica. Cioè, nel senso, con mezzi informatici. Prendo il mio neurone, questo qua, gli do una soglia, che è rappresentata da questo, perché dice che se io supero questa linea, diciamo, mi va a 1, quindi, e gli do tanti pesi. Che sono tipo l'input, diciamo, l'input con dei pesi che sarebbero tipo, sono appunto dei pesi, cioè nel senso che questo input vale meno di questo, più di quello, eccetera, eccetera. E a seconda di quello che, dell'insieme di questi pesi e della soglia, lui mi dà un output, praticamente è questo. Reti neurali non sono altro che concateno in miliardi di modi strutture diverse a cerchio, a quadrato, a triangolo, ad anello, con mille strati nascosti di reti, questi neuroni, fine. Il problema è che si è visto che dentro questi neuroni effettivamente funzionano abbastanza bene, ok? Fanno delle cose anche complesse. E non è l'unico metodo, le reti neurali sono uno dei metodi del machine learning, fanno delle cose anche abbastanza complesse, però si è visto che sono un po' difficili da studiare, perché quando io vado, questo ho il mio strato d'ingresso, l'uscita, ok, però qua dentro lui avrà dei pesi intermedi, perché poi quello che fa è fare l'aggiornamento ad ogni passaggio dei pesi, fate finta che questi possano essere uno o 300 di questi strati nascosti, però io non so bene cosa succede qua dentro, e allora hanno fatto degli algoritmi per andare, tipo backpropagation, per andare a vedere cosa succede qua dentro,
e capirci qualcosa, ok, magari per raffigurarlo, perché il problema è che io come posso dire che cacchio sta facendo una mia learning machine se la learning machine non so interpretare, cioè, i suoi pensieri in un certo senso. E poi vabbè, cioè, abbiamo messo gradient descent come termine da buttare lì, è un algoritmo con cui si riduce l'errore, cioè si va, vabbè, non ve lo sto neanche a dire, però come potete vedere sono usati per visione artificiale, riconoscimento vocale, social network, un sacco, una bordellata tonnellata di robe, ok? E questa è una rete neurale semplice, cioè quella che è lì in figura. Bene, finito. Avete domande, curiosità, dormite, era difficile, non lo so. No, sto pensando a che cazzo si potrebbe applicare. Io ho due domande, ad esempio, la macchina ha detto che con l'esperienza impara, no? La parte dei dati, anche i dati sono che forma sono. Io prendo da parte che per scrivere altre macchine, magari a modelli di macchine sono anche intercambiabili con macchine simili negli input. Per esempio, scusa se inserisco, per esempio c'è un discorso che per quanto riguarda le macchine automobili, sì, che con questo documentario, no, che diceva che il vantaggio rispetto a noi umani, che cioè uno dei vantaggi, che essendo in comunicazione, se la macchina, per dire, ha un'esperienza di un certo tipo, sì, non so, sì, che non si è fermata per tempo, non si è adesso, invece possiamo inventare un milione, il vantaggio cos'è? Che tramite la rete può diffondere la conoscenza. Diffondere la conoscenza a tutte le altre macchine. Per allora il programma di questo, cioè, non è la replica di quello che siamo noi. Allora, sì, no, assolutamente, però sì, per rispondere, allora, per rispondere, invece cioè viene subito diffusa tutta la quello che sta in Strange Days. Visto, scusa, il film Strange Days. Sì, che mi parli con come funzionava. Vedete, io registro le emozioni di una persona e salvo su un disco di tempo. Sì, sì, sì. Poi sì, sì, c'era io sono rimasto a Johnny Mnemonic. Era uscito lo stesso periodo, il 93 e il 99. Ma lì si è iniziato a parlare di sta roba, solo che poi non c'era l'hardware. Ecco, però sarebbe effettivamente, cioè, tra se mai dovresti fare una cosa del genere, cioè, un conto è tra racconto, poi un conto è fare un possibile. Ecco, allora, qua hai fatto una domanda da $1 milione. Perché? Una delle parti fondamentali, ho detto che il machine learning è raccolta di dati, e uno diciamo dei problemi che può inficiare molto la riuscita o non riuscita dell'algoritmo che stai producendo è come gli fai capire i dati alla macchina. Perché? Perché non sempre il formato che usiamo noi umani è quello più comodo per capirli della macchina. Ti faccio un esempio pratico. Io conosco un ragazzo che ha fatto una macchina, una learning machine con varie tecnologie, che praticamente produce musica chill out, ok? Della buona musica, nel senso che puoi ascoltare mentre programmi, infinita, perché ovviamente è prodotta a macchina, ha senso, cioè non è che produce dei toni, e l'ha fatta con diverse tecnologie, però la tesi che poi ci ha fatto sopra non era tanto su quello che ha fatto, quanto sul metodo che ha usato, cioè sul formato che ha costruito per far capire le note, la musica, alla macchina. Perché lui non ha usato il pentagramma o tutte quelle le scale pentatoniche o la scala aristotelica, non ha usato tutte quelle robe lì. Ha costruito, io adesso non l'ho visto nel dettaglio, però ha costruito una specie di mappatura particolare, e questa mappatura è risultata vincente perché poi ce l'ha fatta, e in effetti ovviamente questo studiava informatica musicale, cioè non era un pirla a caso, e ha prodotto questa macchina virtuale, però è il formato che ha vinto, cioè nel senso che la macchina è riuscita, perché cosa succede? La macchina i dati ce li ha sotto forma di vettori, ossia di sequenze enormi di 0 e 1. Cioè, fai finta di avere una tabella,
e di dire: agli occhi blu? Sì. Agli occhi marroni? No. Agli occhi verdi? No. Ai capelli castani? Sì. Ai capelli rossi? No. Ok? Questo è quello che sa la macchina. O meglio, è una delle possibili rappresentazioni. Posso fare un'altra rappresentazione di quello che ti ho detto. Occhi, nel vettore non scrivo 0 e 1, scrivo verdi. Ok? Però la macchina capisce meglio se gli dico: guarda, so che ho 27 casi di occhi esistenti in natura, e ti dico: guarda, lui ce li ha un po' verdi, un po' marroni, quindi 0, 1, 1, oppure se gli scrivo verdi, marroni. Non lo sai finché non fai delle prove. Quindi il problema è anche far capire alla macchina, dargli un metodo comodo per poter interpretare i dati, per poterli capire. Poi ovviamente ci sono i dati sono dati, cioè nel senso tu cerchi di usare quello che è già disponibile, anche perché se tu devi processare, devi riversare nel formato che vuoi tu un milione di robe, no, piuttosto ti fai qualcosa che cioè, semplifica la vita a te. Esatto, capito? Nel senso che comunque cerchi di far capire alla macchina il formato di solito quello che usi per gli umani. Per esempio le immagini sono tre vettori bidimensionali, quindi che hanno due dimensioni perché hanno la x e la y le immagini, x e la y le immagini tre volte perché hanno r, g e b, ok, quelle più classiche, e quindi quella roba lì è un formato che è comodo per rappresentarle sul calcolatore, cioè su uno schermo, d'accordo? Perché? Perché usi tre luci, eccetera, eccetera, oppure usi tre inchiostri e le rappresenti, sono quattro, ma fa niente. Ma il problema è che potrebbe non essere il formato più comodo per dire alla macchina: guarda, quell'immagine è fatta così. Però nessuno sa qual è il formato più comodo. Prova finché non arriva il Gauss di turno che inventa un formato della Madonna che ha performance. Certo è che se vedi che col riconoscimento facciale siamo arrivati al 90-98%, anche di più. Esatto, sicuramente quello dell'immagine non è un buon esempio, nel senso che magari alla macchina piace quella roba lì. Che ne so, per esempio, notoriamente il problema della guida è un grande problema, perché quante cavolo di variabili hai lì? I vettori quanto sono lunghi? Cioè, tipo può girare a destra, può girare a sinistra, che ne so, come fai a dirglielo? Questa è l'esponenzialità dell'apprendimento dell'utilizzo poi in pratico. Ci sarà un punto in cui l'auto effettivamente è una buona guida autonoma e non iscrivere la sicurezza. Sì. Questo da lì in poi quello diventa un po' di produzione di niente. Esatto, è quello il discorso, perché poi lavoreranno sui stessi dati che produrranno loro, quindi in un certo senso diventeranno sempre più precise, ed è per questo che adesso con i social network, e avendo per poi pucciare grandi quantità di dati, perché il problema era che tu la macchina negli anni 60, 70, 80 l'andavi ad addestrare sui 20 sfigati che avevi in laboratorio con te, o facevi quanto riuscivi a prendere a mano sulla carta, perché poi devi prendere sulla carta o su un elaboratore, fare inserire dei dati, non facevi. Adesso invece vai su Google, ti scarichi il primo milione di immagini che ti viene sulla query pizza e fai una macchina virtuale che riconosce la pizza, ok? O i gusti della pizza, capito? Sostituisci tutte le volte che hai macchina virtuale in machine learning. Ma alla fine, guarda, io sono tantissimi dati. Scusate. /macchina virtuale/learning machine/g invio. Niente, a posto? Alla fine i dati sono veramente molto grezzi. Sì. La bravura è capire qual è il, diciamo, pulirli. Il metodo, l'algoritmo migliore per l'apprendimento della macchina. Sì, perché poi tra l'altro esistono anche diversi, cioè nel senso, se io, come vi ho detto prima, ma vedi che però non basta solo quello, perché tecnicamente anche come glieli fai vedere, cioè. Come glieli fai vedere, come imposti questi pesi iniziali, dove cavolo è il mouse, cioè, questi pesi iniziali qua, se tu la rapporti a noi, perché poi alla fine se tu rapporti tutta questa roba qua a noi, a qualcosa che esiste già, io e te abbiamo, cioè io potrei essere una persona completamente diversa se ho fatto un'esperienza diversa, quindi ho avuto degli input diversi. Ed è uguale, cioè questo ci calza molto. I dati, la sequenza.
Eh no, perché la sequenza dovrebbe essere indipendente. Se quella è imparato, la sequenza è indipendente. Eh no, perché il problema è che io... Cioè, magari è indipendente, è uguale nel 99% dei casi, ma nell'1% che serve a te no. Ok? E quindi quell'1% farà affidamento alla macchina che tu programmi e che quindi... Poi c'è anche da dire che in realtà cambia il peso perché, vedete, allora, qua è un esempio semplice, ma c'è le X che sono input. Cioè, quello che io per dire ho detto, ok, l'immagine 1 sì, l'immagine 2 no. Però questa, fate finta che potrebbe essere in un certo qual senso la sicurezza col quale io gli do, gli dico guarda, questa immagine sono sicuro all'80%, quindi 0.8, ok? Che questa immagine, cioè che quello che io ti dico qua è vero. Questa sono sicuro al 100%. Questa, quell'utente lì non mi fido molto, quindi 20%, ok? E capite che se ho anche solo vari un solo di questi pesi, l'output potrebbe cambiare, soprattutto se ho tanti strati nascosti. Poi cosa può cambiare ancora? Può cambiare il fatto che le reti neurali e le deep neural network, perché queste sono reti neurali, deep neural network profonde perché hanno uno strato nascosto, fine. Cioè, ma secondo me sull'immagine di prima, facendo l'esempio che dicevi, se tu mi fai diventare una persona, cioè mi aggiungi un peso 20% affidabile, 80 no, me lo aggiungi sopra le mie esperienze, cambia il risultato. Se, conto se lo fornisci o ad esempio se cambio la funzione di attivazione, cioè se al posto di fare, perché questa è secca, cioè se è qui è 0, se è qua è 1. Se io faccio una roba più curvosa, passo con passo. Esatto, ma se io faccio una roba che il dato grezzo di partenza è il millesimo dato. Ma lì entriamo 100 millesimo, non sì, ma è uno dei tantissimi dati. Ma non è vero, perché potrebbe essere anche quello che ti rompe le palle. È la posizione di imparare qualcosa. In cui impari qualcosa, non è vero. Tu non puoi partire a imparare dalle moltiplicazioni se non hai imparato le somme. Perché ti insegnano le somme? Perché c'è una sequenza ben precisa. No. Magari sei più bravo. Allora, se impari prima le moltiplicazioni, non lo so. Cioè, sto facendo però ha un peso diverso. Allora, sono algoritmi deterministici, quindi sì. Cioè il dato grezzo, tutti abbiamo fatto. Cioè non c'è una componente randomica, quindi sì, essendo tu gli dai esattamente gli stessi dati con lo stesso codice e le stesse cose, sempre lo stesso. Molto severo, il mio meno severo, il suo molto... Cioè, però nel caso delle immagini, scusa, molto è un'immagine grezza e è un salto. Qual è la finalità dell'immagine che tu stai vedendo là? Fai un'immagine che è a buio. Quando sei convinto? Cioè, se usi lo stesso algoritmo no, cioè cambia moltissimo l'algoritmo che usi. Se tu mi usi lo stesso codice, non c'è. È lo stesso tipo di macchina che apprende, la vai ad avere lo stesso output. Quell'immagine lì è per al 100%. Perché? Cioè se tu mi usi un neurone per dire o comunque una rete neurale per apprendere quella roba lì con gli stessi X, gli stessi input e gli stessi pesi, hai sempre lo stesso output. Man mano che gli dai dati sta già imparando. Ma se gli dai lo stesso quantitativo di dati, perché lui può fare affidamento solo su quelli, però se esegue lo stesso codice su tutto, d'accordo, arriverà agli stessi pesi, perché sono comunque algoritmi deterministici. Poi esistono degli algoritmi non deterministici, allora lì inizia ad arrivare da componente random, però se metti lo stesso seme, che funzione random funziona col seme, utilizzerai gli stessi numeri random e quindi arriverai comunque allo stesso risultato. È importante questa cosa, perché se io voglio usare la mia macchina altrove, deve essere deve darmi lo stesso fidelità. Però quel metodo che si vega è un risultato giusto, chiaro, ma lì stai dando esempi diversi in input, cioè stai aumentando il training set. Oppure se vai al polo nord e la usi in quei 6 mesi in cui è sempre notte, è possibile che magari funziona. Vieni qua che notte e giorno non funziona più. Il problema è che ci sono mille fattori, veramente tantissimi.
una macchina. Esatto. Poi finisco un secondo dicendo che sullo 0 e 1 sulla macchina ragiona secondo una logica. Ma lo 0 e 1 l'uomo ragiona secondo tutta un'altra logica. Sì, è una logica, però... è illogica. Sì, ma esatto, non c'è una logica nell'uomo, è quello il punto. Però comunque concludo dicendo un'altra cosa, che io vi ho fatto vedere la classificazione, clustering, eccetera, e poi sono andato, vi ho fatto vedere, siccome viene spesso detto rete neurale e deep neural network, rete neurale profonda, che sono due parolone che trovate sempre spesso e magari anche come sinonimi di machine learning. In realtà non è proprio mica vero che sono sinonimi di machine learning, perché questi sono, cioè, fate finta che è come dire di tutti i colori io scelgo il rosso, ok? Non esiste solo il rosso. Il neurone è un modo di vederla, esistono le support vector machine, che sono altri tipi di algoritmi che mi magari, oppure esistono gli ensemble, che sono, non so pronunciarlo perché io e il francese siamo su due pianeti diversi, che praticamente prendono tante macchine virtuali semplici, learning machine semplici, e le aggregano il loro output in qualche modo, ok? Ad esempio, aggregare significa, ad esempio, prendere il maggiore, cioè se io tipo devo dire sì o no, se il 50% più uno mi dice sì, dirò sì, se il 50% più uno mi dice no, dirò no, ok? Quello è un modo di aggregazione. Cosa succede? Le singole learning machine le uso degli algoritmi diversi, delle learning machine diverse, magari con dati diversi, ok? E poi aggrego in maniera tale che io ho il pensiero di tutte le learning machine, cioè di tutte, di un bel po' di learning machine, e rischio di sbagliare meno. Si è visto che questa cosa in effetti dà un output migliore. Come ovviamente se noi ci mettiamo a lavorare assieme su un progetto, è molto più facile che gli errori che faccio io, uno, l'altro paio di occhi, li veda prima che di quanto io me ne accorga, ok? Certo, perché non sono bastardo dentro e te lo dico fatto qua. Vabbè, ma le learning machine bastarde non hanno ancora inventate. Se le sono beccate... Non sicuro già. Non lo so. Google. Ma Google non è che è una learning machine bastarda, è semplicemente che ha dei parametri che non sono reali, cioè nel senso non sono presi direttamente dalle immagini ma ce li metto io. Ad esempio Google ha fatto una roba che è Word to Bag, che praticamente è una roba che prende, lasciatemi una cavolata, che prende un vettore di, cioè fate finta di avere re e donna, ok? E re è rappresentato come un vettore, quindi un vettore è un insieme, ok? Una sequenza di 1 e 0. La stessa cosa, donna, rappresentata con una sequenza di 1 e 0. Questa roba che hanno fatto loro, praticamente la buttano dentro in questo algoritmo e lui fa quello che si chiama riduzione di dimensionalità, cioè riduce il numero di questi 0 e 1 in qualche modo, d'accordo? E praticamente li riduce in una maniera tale che se io faccio la somma del vettore risultante di re, ridotto però, con la somma del vettore risultante di donna ridotti, mi viene fuori regina. Cioè mi viene fuori una roba che è molto molto vicina al vettore regina. E se ci pensate, questa è una roba che a me, quando l'ho scoperto, mi ha fatto scoppiare il cervello, perché io con dei numeri ho fatto capire dei concetti al calcolatore, che il re è maschio e se gli aggiungo donna diventa regina, che è femmina, che è donna. A me ha fatto esplodere il cervello. E tra l'altro quello che dicevo, le cose delle note di prima, è stato fatto con Word to Bag, cioè nel senso che tu hai bisogno di un modo per dire quali note stiano bene assieme, ecco, lui ha usato Word to Bag. Cioè, e infatti c'è un sacco di studio, infatti all'inizio non riuscivano a capire perché di questa cosa, poi avranno fatto dei paper, delle cose, perché non sono aggiornatissimo su questa cosa, però all'inizio sì, si chiedevano il perché, cioè perché loro avevano fatto la learning machine, con quei parametri sapevano che funzionava, ma siccome queste cose sono fatte, diremmo noi, un po' alla Carlona, cioè vedo come va, a qualcuno gli è andato bene, cioè ovviamente studiano, va bene, però
quei parametri lì hanno prodotto un risultato buono, ma poi il problema è capire perché quei parametri lì hanno prodotto un risultato buono, perché io dentro non è che glielo posso chiedere a ogni machine, scusami, che cosa hai fatto, non è un umano, ho bisogno di andare a analizzare i pesi all'interno e andare a capire da che fine hanno fatto quei pesi, cioè da cosa sono derivati a catena, così fin quando non mi è chiara tutta la catena di pesi. Cioè, e poi scusa, c'è il problema della riproducibilità. Quello è il problema. Un esempio, è il problema di cui parlo. Un calcolatore là, cioè metti che c'è un calcolatore là, gli diamo tutta una batteria di dati, gli diamo diciamo, un algoritmo iniziale di partenza, lui fa la sua elaborazione e giunge a una conclusione. Io voglio vedere se prendiamo la stessa sequenza di dati su quell'altro calcolatore, girando la sequenza di inserimento delle immagini, parlavamo di foto. Con lo stesso algoritmo ottengo lo stesso risultato. Allora, se io uso, allora non si parla di sequenza, nel senso che di solito quando, cioè a meno che l'ordine non conti veramente, nel senso che a te interessa che conti l'ordine, in genere tu gli dai un insieme di dati, nel senso che tu gli dai una borsa con dentro dei dati, poi come lui se li prende non dovrebbe variare l'output, cioè quello che mi restituisce l'algoritmo. A patto che se due macchine uguali, identiche, ok, stesso calcolatore, stesse istruzioni, stesso tutto, gli dai gli stessi dati, nell'ordine un po' a cazzo che vuoi, perché comunque in generale l'ordine non conta, e fai e gli metti dentro lo stesso algoritmo, cioè usi per dire sempre una rete neurale, daranno sempre lo stesso output, perché sono comunque algoritmi deterministici. Non c'è una componente randomica o una cosa che dici io non posso fare, cioè non prendo il rumore spaziale dell'universo e lo uso come sorgente per il mio generatore di numeri random e quindi io da lì genero, dico ok, se mi esce uno dico questa cosa, se mi esce due o tre o quattro o un altro numero dico quest'altra, ok? Comunque quindi schemi, esattamente, cioè quindi in realtà quello che poi va a cambiare tantissimo è che io anche se aggiungo solo un'altra esperienza, quindi un'altra immagine, ok, potrei far variare completamente l'output della mia learning machine, ok? Infatti magari uno no, perché dipende poi di che dati sto trattando. Se ne aggiungo un quantitativo notevole posso far variare il... una cosa stupida, dire. Adesso non dovrebbe essere così, perché facciamo finta che tu gli hai dato 1 milione di dati. E poi gliene hai dato 1,5 milioni. No, 1,100,000. Quindi 10%. Ma è chiaro che... Quello che può variare nella sua ampliamento di conoscenza... Ma per questa evoluzione è la precisione di quello che sarà la mia analisi. Dipende, ma magari puoi anche rovinare la learning machine, nel senso che se tu gli hai dato dei dati spuri, che se quei 100.000 che gli hai dato in più sono dei dati spuri, nel senso che per dire, c'è il problema che magari io tutti i dati che gli ho dato prima sono stati sono immagini, sono facce di persone scattate di giorno, quindi la luminosità era buona e i colori non erano variati dalle luci gialle, mentre io di sera li vado a scattare con questa luce che fa tutto giallo, ok, magari quei 100.000 mi vanno a inficiare l'output di prima, perché dice allora c'è qualcosa che non va. Cioè non è detto che li migliora. Non è detto che li migliora, non si può, non c'è niente di scritto in queste cose. È un po'... No, ma per esempio, mi ha fatto 1 milione per dire un... Sì, sì, è uguale, cioè, ovviamente dipende... Scusa. Lui dopo 800.000 c'ha già si è già creato un'idea. Un'idea sua. A 900.000 questa idea, quello che può cambiare tra 800 e 900.000 e 1 milione è la precisione con cui arriva lui alla fine della conclusione. Ma hai detto... Sarà magari 93% dopo 800.000 dati. 94,2. Però aspetta, tu stai partendo dal presupposto che i dati che tu gli dai dentro siano tutti perfetti, cioè nel senso che per te significhino quello che significano, sì, per la macchina, perché il dato comunque che tu gli dai è coerente con per te, coerente per te con
quelli precedenti. Per te, ma se tu, ok, ma se tu vedi, ma se tu vedi l'esempio che ha fatto prima del pixel dei camioncini, ok. L'esempio dei camioncini che ho fatto prima, ok, delle, ma no, ma delle, anche quello dell'auto dei camioncini. Allora, per te, se tu vedi la foto di un camion e gli dai solo foto di camion, gli metti altre foto di camion per dire guarda, non mi dice bene se quello è un camion, gli metto altre foto di camion. Per te sono coerenti perché gli hai dato foto di camion, gli hai dato foto di cagnolini, ok? E, però per la macchina magari ci va a cercare dentro qualcosa che tu non ci vai a cercare perché il tuo cervello, la tua esperienza che hai già fatto passata che ti dice io mi focalizzo sul camion, non sul fatto che il cielo è blu, ok? Magari nelle altre foto il cielo era nuvoloso, quindi il cielo è blu e allora gli stai cambiando le carte in tavola. Però prima tu hai detto, in realtà hai detto giusto, va a cambiare la precisione. Però cambiare non significa che cambia per forza in meglio, potrebbe cambiare anche in peggio. Quello è il discorso. Cioè tu, questo è, ve l'ho messa giusto perché è proprio, quando uno, cioè, la, diciamo, se uno pensa al neurone è veramente semplice come cosa, perché è un if, cioè un se. Se questi lasso, poi la metto lì, la somma della moltiplicazione di x per w, la somma di tutte queste robe è 1, allora mi triggerà la soglia di attivazione, ok, tutte queste cose io dico 1, ok, altrimenti dico 0. E quindi cosa succede? Che se io anche solo vado a variare o un input o un peso, potrei cambiare le sorti del sistema, perché provo a pensare se lui è al 50% più 1. Ok, se io gli levo quell'uno, mo lui che fa? Inizia a diventare instabile. Ok? Per dire, in ambito biologico, una crescita dello 0,06%, dello 0,09% è rilevante. Perché? Perché tu sai già che vai a lavorare con la precisione del 6%. Quindi, ok, cioè tu mi escludi, per dire, mi dici che questo gene mi causa questa malattia e lo dici, cioè me lo riesci a dire nel 6% dei casi. Se tu me lo dici nel 6%, nel 6,6%, in realtà hai fatto un improvement di un dodicesimo, cioè un, diciamo, hai migliorato di un dodicesimo, ok, circa. E quindi non hai fatto schifo, perché un dodicesimo di 100 è circa, ma perché in biologia è così, ma perché in biologia è così, perché in biologia ci sono talmente tanti dati che è un casino, perché è proprio quello il problema. Tu hai un sacco di dati, non ce l'hai neanche tutti e alcuni sono pure sporchi, che poi dopo, come ti dicevo prima, entriamo nell'ambito dei big data, cioè ossia grandi mole di dati e come pulire grandi mole di dati, perché se io prendo i dati del web non è detto che, cioè se c'è un utente pirla che tagga continuamente le pagine di Facebook, quelle sui gattini, me le tagga sulle foto dove non c'è gente, ok, io che cacchio ne so. Oppure c'è un altro pirla che fa il profilo al suo gattino e mi tagga la sua faccia sul profilo del gattino. Basta semplicemente se tu usi il nome, il gatto chiami per nome, tutte le persone viene utilizzato il nome per identificarlo. Qui ci sono anche gli algoritmi, puliscono i dati che puliscono. Allora, in realtà delle macchine già addestrate potrebbero farti da pulitori, come ti ho fatto vedere prima su Yelp, c'era l'esempio che, aspetta che lo riprendo tutto questo qua, ok, sì. Era lui, mi serve, grazie. No, se non sbaglio è una roba che tramite appunto quello di apprendimento automatico riesce a modificare addirittura le menti di un video. Ah sì sì sì, ma addirittura hanno fatto le animation che fanno parlare Obama. Parlare Obama. Cioè tu, hanno fatto un algoritmo che hanno fatto il test e mi pare che circa il 90, più del 90% delle persone ci sono cascate e hanno fatto dire delle cose a un video, cioè prendendo i vari video dei discorsi di Obama li hanno messi assieme in una machine che ha imparato a parlare, quindi tu inserisci una frase e quella viene detta da Obama, ok? Ed è più del 90% delle persone ci sono cascate, mi pare. Video, video, cioè fa un video con Obama che parla. Dai, basta diverse foto
persona così, lei con gli iPhone e le metti in maniera abbastanza che sembrano 3D sul video, sì, 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 però vedi, quella che ti dicevo prima io è l'image curation, quello ad esempio, una roba che... No, stavo parlando con Luigi che mi ha chiesto prima del discorso di pulire le immagini. Vedi, ad esempio, queste immagini qua, tu, io assegno il posto dove sono state fatte, è già una sorta di pulizia, però è già fatta sulla base che io ho già addestrato una macchina virtuale che è capace di riconoscermi, quindi magari... Sì, scusami, sempre quando dico macchina virtuale, hai ragione, ma quando dico macchina virtuale stasera non c'entra niente la macchina virtuale, quindi non ci si può confondere. Però per esempio io ho bisogno solo di foto di interni, la mia learning machine in questo momento è capace di riconoscere gli interni, infatti qua c'è scritto interior, walls quindi sarà un interior, restaurant quindi sarà un interior, fa interior, quindi è capace di riconoscermi bene gli interni. Quindi se io ho bisogno solo foto di interni, se ho una macchina virtuale che è capace di dirmi se quello è interno o esterno, allora riesco a pulire i miei dati, perché magari ho bisogno solo di foto di quella determinata cosa però interne. Cioè per esempio voglio avere solo i talk che ha fatto quel tizio lì solo all'interno, ok? Però ho 1000 foto in cui non so dire, cioè mille sono poche, le potrei scegliere a mano. Ho 1 milione di foto di questo qua che parla e non posso scegliere la mano, ok? Quindi, che è tipicamente il caso di Google Immagini. Una volta Google Immagini era molto poco preciso, perché le cose che poteva fare è prendere un'immagine, analizzarla e nei metadati dire, ok, qua c'è un po' di rosso, qua c'è un po' di blu, qua c'è qualcosa, c'è qualcosa che assomiglia a una macchina, c'è qualcosa che assomiglia. Adesso invece lo fa in real time no, però nel senso è molto più preciso. Cioè se tu gli dici voglio un'immagine blu, ti tira fuori solo le immagini blu. Quelle di altri colori non le vedi se non alla 16ª pagina, perché non ha più risultati da darti, capito? Perché? Perché ha imparato a riconoscere bene le immagini, cioè ha fatto clustering, quindi sulle immagini, cioè mi ha detto ok, quelle tutte blu le metto tutte assieme, quindi se io seleziono blu, che in questo caso è una categoria, un'etichetta, lui mi dà solo quelle che appartengono a quella categoria, ed è molto bravo nel farlo. Perché? Perché aveva 1000 esempi prima. Perché? Perché Google è stronzo. Sì, tu metti la tua immagine su Google, però lui cosa? Non si salva l'immagine, perché non può, però si salva la miniatura. E alla fine la machine non è che gli serve troppo, basta la miniatura, che non è neanche così piccola tra l'altro, cioè gli basta. Certo, io dalle fonti che so Google ancora un po' restio sulla machine, proprio per un fattore di riproducibilità, cioè nel senso che magari siccome funziona nel 90% dei casi, ma magari fa dei casini inenarrabili nel restante 10%, quindi per una persona normale il 90% dice però se poi nel restante 10% mi dice una roba che non sta né in cielo né in terra, che figura ci fa Google? Cioè, quindi lui sì, credo utilizzi ancora degli algoritmi, o comunque parzialmente stia integrando piano piano le learning machine. Posto? Bene, allora grazie per l'attenzione. E